il candidato premier mentre gli altri ancora si stanno litigando le poltrone. Allora è con grande orgoglio che vi presento Luigi Di Maio. Prego. Grazie. Buonasera a tutti e grazie prima di tutto di essere qui. Un grazie va a Laura per il coordinamento della campagna che sta facendo. Un grande saluto ai nostri candidati sia negli uninominali che nelle liste plurinominali. Saranno i parlamentari che rappresenteranno questo territorio nei prossimi anni, perché c'è un vantaggio prima di tutto a votare il Movimento 5 Stelle, che votate candidati che sono della vostra regione, della vostra provincia, del collegio dove andate a votare. Questa non è una cosa scontata, visto che sto girando l'Italia da 2 mesi e mezzo e trovo la Boschi candidata ovunque. Io chiedo una cosa, ma quando fanno quel meccanismo, mettono in piedi il meccanismo del paracadutare qualcuno nei collegi sicuri, perché in quel collegio dovrei votare uno che non conosce il mio territorio e che sparirà il giorno dopo che si è preso quel seggio e se ne va a Roma? E quello che io dico in questo è che ci sono delle regole nel movimento che vi possono dare qualche certezza, perché i programmi sono importanti, per carità, ma i programmi valgono se la forza politica che sostiene quel programma è credibile, altrimenti se la forza politica che sostiene quel programma ha detto tante cose negli ultimi 20 anni e non le ha fatte, non vi disturbate neanche a leggere il programma elettorale. È molto importante questo concetto, cioè io vorrei prima di tutto chiarire questo, altrimenti finiremo per parlare di un programma come quello di tanti altri. Qui ci dobbiamo fare 2 domande prima di leggerci le intenzioni per cambiare il paese. Una, ma se tu che vuoi cambiare il paese oggi l'hai governato negli ultimi 20 anni, perché non l'hai cambiato quando lo stavi governando? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è, dici che vuoi cambiare il meccanismo delle energie investendo nelle rinnovabili, bello. Dici che vuoi investire nella sanità pubblica, stupendo. Dici che vuoi investire nella scuola pubblica, fantastico. Ma siamo sicuri che lo farai, visto che la campagna elettorale te la stanno pagando i petrolieri, la sanità privata e le scuole private? Dimmi chi ti paga la campagna elettorale e ti dirò per chi governerà il giorno dopo le elezioni. C'è poco da fare su questo. E allora se a queste 2 domande non trovate una risposta credibile, non vi disturbate a leggere i programmi, perché io un programma brutto ancora lo devo vedere in questa campagna, ma so benissimo chi li sta sostenendo. E come diceva Laura prima, lì non è che non hanno i programmi, lì non hanno neanche non ci hanno ancora detto chi andrà alla presidenza del Consiglio dei Ministri se vincono loro. Guardate che qui si rischia una di quelle fregature come quando abbiamo votato Berlusconi e ci siamo trovati Monti, o abbiamo votato Bersani e ci siamo ritrovati Letta, Gentiloni, Renzi e tutti quei personaggi lì. Perché se andate a chiedere al centrodestra, Berlusconi non può essere premier perché è ineleggibile. E quindi nel centrodestra Salvini dice che vuole fare il premier e la Meloni dice che vuole fare il premier. E Berlusconi dice che nessuno di tutti e due lo farà. E quindi, morale della favola, votare il centrodestra significa prima di tutto continuare a cadere nel caos di questi litigi tra di loro che non hanno accordo su nulla, ma soprattutto significa potersi trovare, che ne so, un altro Mario Monti di turno, un altro super tecnico a presidente del Consiglio. Dall'altra parte non ne parliamo, perché quelli hanno messo Renzi come candidato premier, ma ogni tanto sentite Renzi e dice no, ma anche se lo fa Gentiloni non è un problema. Ma allora che ti abbiamo votato a fare? Che ti stiamo votando a fare? E questo è l'altro grande tema di questa storia. Qui si stanno preparando tutti quanti insieme a mettersi insieme. Ma mettersi insieme non è più possibile, perché avevano fatto una legge elettorale contro di noi, il Rosatellum, per fare in modo che il giorno dopo Forza Italia più PD potesse fare 51%. Ma sentite da un paio di giorni Renzi e gli altri che dicono se non c'è la maggioranza si torna a votare, se non c'è la maggioranza si torna a votare.
perché hanno capito di non averlo più il 51%, il PD ha il 20, Berlusconi ha il 15-16 e insieme non fanno più 51. E questo vuol dire una sola cosa, che per fare un governo vengono a parlare con noi oppure sono finiti, non possono fare nulla più. Allora, è questo quello che, con cui voglio iniziare a discutere del nostro programma, perché altrimenti non abbiamo chiaramente le coordinate generali di quello che succederà il 4 marzo. Noi presenteremo una squadra di governo il giorno prima delle elezioni, i giorni prima delle elezioni, non il giorno prima delle elezioni, perché è silenzio elettorale. Questo perché? Perché voi non dovete più votare a scatola chiusa. Se votate una forza politica dovete sapere non solo chi vuole portare a Palazzo Chigi, ma anche chi vuole portare nei ministeri. Ve li presenteremo per la prima volta nella storia della Repubblica, i ministri prima delle politiche, in modo tale che poi, il giorno dopo le elezioni, non ci siano scambi di poltrone, non ci siano giochi di potere. Se gli altri non hanno i numeri e vogliono fare qualcosa con noi, al massimo ci possono dare qualche tema da realizzare per gli italiani, possono convergere su qualche tema, ma si dimentichino ministeri, sottosegretari e viceministri. Ora, noi abbiamo un programma in 20 punti che abbiamo presentato, i 20 punti per la qualità della vita degli italiani, e abbiamo già parlato di qualità della vita degli italiani per una semplice ragione. Io non vengo qui a dirvi che vogliamo aumentare l'occupazione del 10%, vogliamo diminuire la disoccupazione giovanile del 20% o vogliamo aumentare il PIL del 3%, anche perché questi numeri oggi voi non li riconoscete neanche più. Pensateci un attimo, sono anni, soprattutto nell'ultimo anno, che i TG vi dicono che la disoccupazione giovanile sta calando, che il PIL va alla grande e che l'occupazione sta aumentando. Voi guardate quei servizi e vi dite, ma la mia famiglia non sta meglio. Qui tutti dicono che il paese va meglio, ma la mia famiglia non sta meglio, anzi se possibile sta peggio dell'anno scorso. E che sta succedendo? Che tanti ragazzi in Italia mi scrivono le mail e mi dicono, ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro, visto che i TG ogni giorno dicono che la disoccupazione sta calando e la disoccupazione giovanile sta calando. Io all'inizio pensavo fosse ironia e invece parlandoci mi sono reso conto che loro si stanno convincendo di essere degli incapaci. Cioè questa dittatura dell'ottimismo per cui le cose vanno bene e basta sta facendo sì che chi non trova lavoro si sta convincendo di essere lui incapace di non trovare lavoro, perché sembra che tutti lo stiano trovando. Anche gli imprenditori, gli esercizi commerciali mi scrivono, ma se il PIL va così bene vuoi vedere che sono io incapace di agganciare la ripresa, di essere in grado di prendere questa ripresa che sta andando avanti a gonfie vele in Italia. E lo stesso vale per l'occupazione generale, quante vittime esodate della riforma Fornero cercano lavoro e non lo trovano, eppure tutti dicono che tanta gente vittima della legge Fornero sta lavorando e non ha problemi ad andare in pensione. Bene, a quella gente lì, a queste persone che mi scrivono, io dico sempre non vi lasciate scoraggiare da questi dati, perché questi dati non significano più niente. La disoccupazione giovanile in Italia si calcola tra chi cerca lavoro e chi trova lavoro. La differenza di chi non trova lavoro è il giovane disoccupato, ma se quel giovane a un certo punto perde le speranze e se ne va all'estero o smette di cercare lavoro, esce dal calcolo e la disoccupazione giovanile cala. Ciò significa che quando vedete quei fenomeni a Roma che si vantano del calo della disoccupazione giovanile, si stanno vantando dei giovani che emigrano e vanno a Londra, a Parigi o a Berlino a lavorare. Diteglielo. Non vi lasciate scoraggiare da quei dati che non significano nulla, come i dati dell'occupazione. Sono aumentati i contratti, non le ore di lavoro, perché hanno fatto una legge che si chiama Jobs Act, che ha fatto in modo che oggi il 33% dei contratti interinali in Italia duri un giorno. Il 33% dei contratti di lavoro interinale dura un giorno. Quelle persone, andategli a dire che stanno lavorando. E la beffa è che se lavori un'ora a settimana o lavori un giorno a settimana, nel calcolo risulti occupato tutta la settimana e l'occupazione aumenta. Ma tu hai lavorato un'ora o un giorno, non una settimana. C'è una bella differenza per arrivare a fine mese. C'è una bella differenza tra avere un contratto ad un mese, a un giorno o a un anno.
E quelle persone non stanno lavorando, quelle persone stanno cercando ogni giorno un impiego, a provare a farsi rinnovare un contratto che sanno che può essere eliminato, può essere ritirato ogni giorno. E lo stesso vale per il PIL. Non ce l'hanno mai detto, ma nel PIL qualche anno fa hanno messo addirittura il traffico di droga, la prostituzione. Se aumentano quei dati, aumenta il PIL. Allora perché noi stiamo puntando sulla qualità della vita degli italiani? Perché stiamo facendo questo? Per una semplice ragione, perché la nostra sfida nel realizzare il programma elettorale è farvi percepire il cambiamento. A me non interessa se ve lo dice il TG, a me interessa che vi svegliate la mattina e dite: la mia famiglia oggi sta meglio perché lo sento, mio figlio sta meglio perché ha trovato un lavoro dignitoso, mio padre sta meglio perché ha trovato lavoro. Questo non ve lo deve dire il TG, lo dovete dire voi, lo dovete sentire voi. È la percezione del miglioramento e non l'indottrinamento che le cose stanno andando meglio. Ora c'è un altro grande tema: che cosa significa migliorarvi la qualità della vita? Prima di tutto lasciarvi in pace. Io, tutti quelli che incontro ormai mi dicono: io non voglio niente dallo Stato, però voglio essere lasciato in pace. Voglio essere lasciato in pace di creare valore, di portare avanti la mia impresa, di cercarmi un lavoro senza essere umiliato dal centro per l'impiego. Voglio essere lasciato in pace con la mia famiglia. È la grande sfida di tutti gli Stati europei. Qualche anno fa si stava modificando la Costituzione per fare le leggi in maniera più veloce, ma in tutta Europa hanno realizzato che l'unico modo per riuscire a far andare le cose meglio è eliminare le leggi e farne molte di meno. Noi oggi abbiamo 187.000 leggi vigenti in Italia, a quelle se ne somma una nuova ogni 2 giorni e mezzo, più le leggi regionali, più le normative europee. Ogni 12 ore cambia una legge, voi ormai quando avete un problema non sapete più quale sia la legge di riferimento e l'ente che vi deve risolvere quel problema. Tant'è vero che poi andate dal professionista, il quale vi dice: guarda, la stavo studiando sta legge ma l'hanno già cambiata, aspettiamo una settimana e vediamo quante volte la cambia. E quante volte è successo? Quante volte è successo che siete andati da un ente pubblico e quello vi ha risposto: non è mia competenza, deve andare dall'altro, non è mia competenza, vi avranno rimbalzato per mesi, per anni così, perché lo potevano fare. Ed è il groviglio di leggi che crea la corruzione. Perché che cos'è un corrotto oggi? Chi è un corrotto? Un corrotto è un politico, un burocrate che si interpone tra noi e un diritto e lo spaccia per favore, perché è così complicato arrivare a quel diritto che hai bisogno di qualcuno che ti permetta di arrivarci. In cima ai 20 punti, questo è un tema che ho tanto a cuore, in cima ai 20 punti non abbiamo messo 400 leggi da fare, ma 400 leggi da abolire. E vogliamo partire da tutte quelle leggi che dovevano servire a combattere gli evasori e stanno combattendo la gente onesta, quella che paga le tasse. Io sto parlando di leggi che ci hanno solo reso la vita un inferno, si chiamano spesometro, redditometro, split payment, studi di settore, tutta roba che doveva servire a combattere l'evasione, e hanno messo imprenditori e famiglie a fare per 100 giorni l'anno autocertificazioni modulistiche e certificati per dimostrare che sono onesti, perché attualmente per lo Stato e per il fisco siete tutti disonesti fino a prova contraria. Dovete passare il vostro anno a produrre certificati di onestà e poi, siccome non sono capaci di leggersi tutti i certificati che vi chiedono, vi mandano anche i controlli, vengono da voi e vi chiedono i certificati che voi avete già mandato allo Stato e gli dite: ma scusate, ve l'ho già mandato, ma non possiamo leggerli tutti, quindi ce li faccio rileggere. Questo è un meccanismo che serve solo a far funzionare enti inutili che non sanno che fare, devono fare lo stesso, due enti fanno lo stesso controllo, tre enti fanno lo stesso controllo, e serve a far funzionare una macchina burocratica infernale in cui si annida la corruzione. Qual è la nostra ricetta? Eliminiamo e smontiamo questo apparato di 100 giorni l'anno di scartoffi e burocrazia, eliminiamo anche molti di quei controlli in aziende, controlli sul logo, e facciamo una cosa che fanno in Europa da 10 anni, incrociamo le banche dati della pubblica amministrazione, Camera di Commercio, INPS, Motorizzazione Civile, Comuni, Regioni, tutto quello che bisogna incrociare, quei dati, lo incrociamo, e io il fulvo
Il furbo che guadagna 10 euro al mese e si compra la Ferrari lo trovo subito incrociando le banche dati. Ma in questi anni non si è mai fatto, per quanto ci abbiamo provato, perché è così che si trovano i grandi evasori e non i commercianti o i piccoli imprenditori che vengono vessati dallo Stato. È così che si trovano i grandi evasori in Italia, incrociando i dati. Sono stato qualche giorno fa ad Acireale, dove c'era un incubatore di startup che stava sviluppando un'intelligenza artificiale, un software di intelligenza artificiale che addirittura incrocia le banche dati della pubblica amministrazione con la vita social delle persone. Allora io non voglio creare la caccia alle streghe, ma so benissimo che questo paese cambierà quando invertiremo l'onere della prova. Siete onesti fino a prova contraria, sono io stato al massimo che devo trovare chi delinque e chi fa il furbo, e quando lo trovo lo devo punire e devo recuperare tutto quello che ha tolto alla gente onesta che paga le tasse. Questo è il punto. Però scusatemi, questa roba ve la diranno anche gli altri, quelli che l'hanno già governata l'Italia per 20 anni, ma soprattutto quelli che mettono capolisti gli avvisti dei camorristi o gli indagati per corruzione. Abbiate pazienza. Ma che credibilità oggi il centrodestra di parlare di legalità, di sburocratizzazione, se in cima alle liste hanno o i protagonisti di quella fase di governo del paese che vi ha fatto Equitalia, gli studi di settore, va massacrato le imprese, o addirittura, guardate, in Campania da me un colpo al cuore di nuovo. In cima alle liste del centrodestra Gigina Purpetta, che era l'autista, del boss Raffaele Cutolo, fondatore della nuova Camorra organizzata. Mica l'hanno candidato così, no, capolista. E siccome Renzi doveva rispondere a Berlusconi, la risposta a Gigina Purpetta di Renzi è il figlio di Vincenzo De Luca. Non bastava. Non bastava il padre, presidente di regione, non bastava il figlio vice sindaco di Salerno, adesso anche il figlio piccolo andrà a fare il parlamentare. E poi questi tre, De Luca, la Dynasty, critica me ogni giorno dicendo tu hai fatto lo steward allo Stadio San Paolo, hai fatto il muratore, io ho cercato di lavorare, non come voi che avete fatto politica per tutta la vita. Diteglielo, non tanto a voi signori, diteglielo. Ed è anche questo il concetto bello, no? Che alla fine, pensate che nel collegio di Agropoli il PD ha candidato, parlo della mia terra, che poi sono terre vicine le nostre, ha candidato Alfieri, che era quel sindaco delle fritture di pesce, quello che prometteva le fritture di pesce per il sì al referendum. Oggi il ministro dell'interno Minniti si trovava per la campagna elettorale in Campania. Quando ha saputo che doveva fare un palco con Alfieri, ha annullato l'evento, perché pure loro si vergognano dei loro stessi candidati, degli impresentabili che hanno messo nelle liste. Ed è allora questo che io ci tengo tanto a ribadire. Poi il nostro programma non è che abolisce solo legge, perché sennò mi direte ma questo che vuole fare? Non vuole fare niente nella prossima legislatura. No, noi vogliamo abolire 400 leggi con una legge, quindi il vantaggio è che ne crei una e ne elimini 399, e questo vi renderà la vita più semplice ed è il nostro obiettivo principale. E poi le politiche pubbliche si fanno con la fiscalità e con gli investimenti economici, ma quelli non si decidono con nuove leggi, quelli si decidono con una legge che si fa alla fine dell'anno, si chiama legge di bilancio, e quella in cui si decidono i soldi delle vostre tasse dove debbano andare, se nell'abbassamento delle tasse, negli investimenti, nelle defiscalizzazioni, e si fa alla fine dell'anno per permettere a voi tutto l'anno dopo di poter sapere qual è il regime fiscale, quali sono gli investimenti che si fanno, per avere un po' di certezza del diritto. Una cosa scomparsa la certezza del diritto in Italia. Sono stato a Londra a parlare con gli investitori che mettono soldi nelle aziende italiane, che fanno investimenti in Italia e che mettono magari anche investimenti in regioni del sud, e mi dicevano: guarda, tassazione, burocrazia la possiamo affrontare, ma sapere che se nasce un contenzioso bisogna aspettare 7-8 anni per avere una sentenza è una cosa che avete solo voi in Italia e in tutta Europa, perché in Spagna ci vogliono 2 anni per arrivare all'obiettivo. E queste robe qua si
si risolvono nel dibattito politico sempre con facciamo la riforma della giustizia, facciamo la riforma della scuola, facciamo la riforma della sanità, facciamo la riforma di tutto. Io vi dico, prima di riformare iniziamo a finanziare questi settori, iniziamo a metterci i soldi, i tribunali devono lavorare al doppio del tempo che stanno lavorando oggi. Se vogliamo parlare di scuola, prima ancora di fare altre riforme, visto che se ne sono fatte 4 negli ultimi 12 anni, Gelmini, Moratti, Fioroni, poi l'ultima nessuno ci ha voluto mettere il nome, l'hanno chiamata Buona Scuola, ed è una delle leggi da abolire tra le 400 che abbiamo individuato. Bene, se vogliamo aiutare la scuola, prima di tutto mettiamo i soldi nella scuola pubblica, e per metterci i soldi dobbiamo assicurare 3 obiettivi prima di tutto. Che quando mio figlio va a scuola non gli cada il tetto della scuola sulla testa, prima di tutto. Che quando mio figlio va a scuola non deve fare lezioni in una classe di 30 studenti, in una classe pollaio. E quando mio figlio va a scuola l'insegnante non deve cambiare ogni 6 mesi o ogni anno senza assicurargli un minimo di continuità didattica. Per ottenere questi risultati, più che la riforma della scuola, dobbiamo mettere soldi nel reclutamento degli insegnanti, nel tempo prolungato, negli stipendi, nella media europea degli insegnanti italiani e nell'edilizia scolastica, visto che abbiamo gli edifici scolastici peggiori d'Europa, l'89% dell'edilizia scolastica in Italia non ha il certificato antincendio perché non se lo può permettere, perché non ha le strutture a norma per i vigili del fuoco, di questo stiamo parlando oggi. E continuano a riformare, a mandare insegnanti verso il nord e poi li rimandano verso sud e poi c'è l'algoritmo e poi prendono insegnanti di sostegno che sono una figura cruciale importantissima e li reclutano tra quelli che non hanno trovato la cattedra nelle altre graduatorie. Questo hanno combinato con la buona scuola, questo hanno combinato. Nella sanità, prima ancora di metterci soldi dobbiamo fare 2 righe che aboliscono la possibilità per i politici di nominare i vertici delle ASL. Prima di metterci soldi. Perché altrimenti continueremo a mettere soldi in un pozzo senza fondo. Da quando la politica ha avuto la possibilità di nominare i vertici della sanità, l'unica cosa che si è ottenuta in questi anni è che la sanità lavorava per la politica e non per voi. Lo sa bene Dalia, che ha fatto tantissime inchieste su questo, ha seguito tantissime questioni sulla sanità in questi anni. La sanità è il grande vanto della politica. Nella mia regione si pagavano 3 volte le stesse fatture, poi andavo a vedere a chi pagavano 3 volte le stesse fatture ed erano aziende che avevano finanziato la campagna elettorale del governatore della regione e di qualche assessore alla sanità. Era una partita di giro che girava sui vostri soldi ed è così che noi oggi dobbiamo spezzare questo circolo vizioso. Lo possiamo bloccare e lo possiamo spezzare se cominciamo a introdurre il merito. E il merito non è una cosa astratta, è un manager della sanità che deve ringraziare il concorso e non il politico per stare al vertice di quell'altro o al vertice di quello ospedale. A questo si aggiunge una domanda che ci fanno sempre: ma tu per fare tutte queste cose dove li trovi i soldi? Ora questa domanda si fa solo al Movimento 5 Stelle, perché c'è quell'altro che sta promettendo pure la batteria di pentole in omaggio, ma nessuno gli chiede mai dove vado a prendere i soldi. Ma va bene, va bene. Questa domanda in tutti questi anni, dove prendete i soldi, ci ha fatto bene. Perché abbiamo voluto accogliere sempre questa sfida di rispondere alla domanda dove trovate i soldi. E alla fine non solo li abbiamo trovati, ma facendo così e così facendo hanno fatto in modo che il Movimento 5 Stelle creasse l'unico programma elettorale di questa campagna elettorale con tutte le coperture economiche, cioè noi fino all'ultimo euro sappiamo dove andarceli a prendere per realizzare il nostro programma elettorale. E questa è una cosa per cui ringraziamo anche i giornalisti che ci facevano sempre questa domanda, perché ci hanno aiutato sempre di più a migliorare. Che cosa significa trovare i soldi in Italia? Prima di tutto tagliare quello che non serve. Io voglio farvi un esempio per farvi capire come funziona il meccanismo del bilancio dello Stato. Quando sono arrivato alla Camera dei Deputati e i miei colleghi mi hanno eletto vicepresidente della Camera, avevo 26 anni, 5 anni fa, sono entrato lì dentro e sono entrato nell'ufficio di presidenza della Camera, che è il consiglio d'amministrazione della Camera dei Deputati. Là si decide come si devono spendere i soldi vostri.
Io non so se lo sapete, ma solo il Palazzo della Camera a Roma vi costa 1 miliardo di euro. Il bilancio dello Stato è oltre 800 miliardi di euro. Uno di questi 800 miliardi va solo per quel palazzo. Io volevo capire perché. I tempi di ore lavorate sono, per ogni ora di lavoro della Camera, 100.000 euro di costi, ogni ora di lavoro. Volevo capire dove stessero finendo tutti i soldi nostri. E la risposta è sempre la stessa. Non si può tagliare niente perché ci sono tre scuse standard che ti fanno capire che si può tagliare qualcosa. Diritti acquisiti, pericoli di ricorsi se elimini degli appalti e spesa corrente. Se è spesa corrente, allora non puoi tagliare nulla. Io quello che mi sono permesso di fare insieme a Riccardo Fraccaro allora è stato: datemi il bilancio e fatemi vedere questo miliardo come è diviso. Ed è stato interessante quello che ci abbiamo trovato, perché lì dentro ci trovi la vera natura dei partiti politici, di destra e sinistra, estrema destra e estrema sinistra. Perché quelli che hanno fatto in modo che oggi 13 milioni di italiani non si possano più curare per difficoltà economiche in Italia, 13 milioni, erano quelli che quando sono arrivato 5 anni fa insieme ai miei colleghi si facevano rimborsare dalla Camera dei Deputati per 300.000 euro all'anno le punture d'insetto, le insolazioni, le malattie tropicali, gli incidenti per guida in stato d'ebbrezza, ma l'ubriaco era il parlamentare, non che veniva investito, era lui che guidava da ubriaco, e in fondo c'era una postilla danni da sommosse popolari, perché lo sapevano che prima o poi ci saremmo arrabbiati per quella polizza assicurativa. 1 milione di euro, 1 milione di euro si spendevano alla Camera dei Deputati per rimborsare i viaggi agli ex parlamentari, non ai parlamentari, agli ex. A Cirino Pomicino l'avrete mandato in giro per l'Italia a spese vostre per 20 anni, anche se non lo eleggete da 20 anni, sta in giro a spese vostre. E poi si spendevano 31 milioni di euro, non ve ne dico più perché non voglio farvi arrabbiare di più, 31 milioni di euro alla Camera dei Deputati per affittare due palazzi che valevano 10 milioni di euro e che non ci servivano perché avevamo tutti gli immobili di nostra proprietà per tenere gli uffici dentro. Quando ho aperto quei contratti ho scoperto una cosa insieme a Riccardo, che colui che ha firmato il contratto, il palazzinario che aveva firmato il contratto nel 1998 per prendere 31 milioni di euro all'anno per 20 anni, non possedeva i palazzi. Io me lo sono fatto spiegare questo meccanismo, perché potrebbe essere utile per comprare una casa a tutti quanti voi. Che cosa succedeva? Lui era andato lì da un certo Luciano Violante, presidente della Camera nel 1998, e gli ha firmato il contratto per affittare due palazzi che si chiamano Palazzi Marini. Lui non li possedeva, ha preso quel contratto firmato dal presidente della Camera, è andato in banca, si è fatto il mutuo e poi dopo si è comprati i palazzi. È stupendo, se tutti vogliamo comprare una casa così, no? È stupendo fare così. Poi, quando siamo arrivati noi 17 anni dopo, abbiamo detto: scusate, ma tagliamoli questi contratti, non ci servono. E no, deve sapere che non solo non erano i suoi, ma quando glieli abbiamo firmati senza clausola di recesso, quindi per 20 anni dovrà avere 31 milioni di euro all'anno. La legge non ce lo consente. Questa frase per me fu illuminante. La legge non ce lo consente era la risposta che mi davano per non farmi saltare quei contratti al palazzinario. E la risposta che noi demmo allora fu: ma la legge la facciamo qua, cambiamola se volete, cambiamola. E alla fine, in quella sera del 23 dicembre 2013, senza che il Parlamento si accorgesse di cosa stava votando, riuscimmo a far passare 3 righe di legge che facevano saltare questi contratti di affitti d'oro. E quindi voi ormai da 3 anni non pagate più le punture di insetti, viaggi a Cirino Pomicino e gli affitti d'oro della Camera dei Deputati, grazie a voi che abbiamo fatto saltare. Ma la cosa interessante accade il giorno dopo, quando quel palazzinario a cui avevamo fatto saltare 31 milioni di euro si arrabbia e va ai giornali. Io pensavo per vendicarsi con noi. E invece ai giornali dice: ma il Movimento 5 Stelle è stato correttissimo, perché loro avevano detto che mi volevano far saltare i contratti e ci sono riusciti. Io c'ero con tutti gli altri, per una semplice ragione, perché lui diceva: io ho preso 31 milioni di euro all'anno, ho preso un sacco di soldi dagli italiani, quei palazzi non erano neanche i miei, lui lo dice, non erano neanche i miei.
Però io ad ogni campagna elettorale pagavo la campagna a tutti quelli che mi avevano fatto prendere 21 milioni di euro, tutti i partiti che stavano lì. E se non erano i 31 milioni di euro di affitti d'oro, erano assunzioni degli amici che loro mi mandavano. Tanto per me, Riccardo Fraccaro, non capivamo come mai questa società, la Milano 90, stesse in bancarotta, nonostante prendesse tutti quei soldi per non fare quasi nulla sostanzialmente, perché era piena di gente, quello lecitamente doveva pagare la campagna elettorale a tutti i partiti che gli avevano garantito quei contratti. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché noi per 20 anni abbiamo votato destra, sinistra, estrema destra, estrema sinistra. Nessuno ci ha mai parlato di questa roba, perché tutti si nutrivano di questa roba. Il sistema è saltato quando qualcuno non se ne è nutrito più, non se ne è nutrito più. Ed è per questo che adesso passiamo da qualcosa come 33 milioni di euro, che non sono nulla, a 30 miliardi di euro, che è quanto possiamo recuperare oggi dagli oltre 800 miliardi di euro del bilancio dello Stato, con una cosa che si chiama spending review, che ce l'hanno detto a tutti, spending review, è una di quelle parole inglesi che con cui provano a fregarci, perché in realtà non l'hanno mai fatta, è la revisione della spesa pubblica per eliminare gli sprechi e quello che non serve. Ora, che cosa è successo in questi anni? Che si nominavano fior fior di docenti universitari, che venivano addirittura dall'estero alcune volte, dal fondo monetario, venivano in Italia e andavano alla corte del Presidente del Consiglio e presentavano un piano per dire al Presidente del Consiglio cosa dovesse tagliare per recuperare, nel caso dell'ultimo piano, 30 miliardi di euro all'anno dal bilancio dello Stato. Il Presidente del Consiglio prendeva il piano e diceva: ah, bello, che cosa dobbiamo tagliare? E quel professore diceva: guardi, ci sono 8.000 società partecipate in Italia. Alcune non hanno neanche i dipendenti, avete fatto solo i consigli di amministrazione per metterci i vostri dentro. Dobbiamo cominciare ad abbassare il numero di società partecipate, a scendere a 2005, a 2000, in modo tale da recuperare soldi accorpando i consigli di amministrazione, i revisori dei conti, tutta quella roba lì. La notizia usciva il giorno dopo e cominciavano le telefonate al Presidente del Consiglio, dei presidenti di regione del suo partito, dei sindaci del suo partito, e gli dicevano una cosa: amico caro, io ti ho fatto prendere i voti perché mettevo i miei in quelle società partecipate. No, se me le elimini, io i voti non te li porto più. E così, invece di eliminare gli enti inutili, si mandava a casa il commissario alla spending review. È successo per tanti anni, è successo anche con Coltarelli. Ora, noi non vi stiamo dicendo che ripartiamo da capo, un altro commissario alla spending review, un altro piano di tagli, non vi stiamo dicendo questo. Vi stiamo dicendo un'altra cosa importante, che noi un piano lo abbiamo già, che viene da tutta questa gente che negli anni è stata pagata per dire dove andare a tagliare. Ora, se votate il Movimento 5 Stelle, ci andiamo a riprendere 30 miliardi di euro di soldi nostri. Di soldi nostri. Ma se non dovessero bastare i 30 miliardi di euro, possiamo andare a recuperare altri 20 miliardi di euro che vengono da un'altra parola inglese che utilizzano per fregarci, che è tax expenditures, che sono le detrazioni e i favori che si sono fatti al petrolio, al carbone e alle banche. Ci sono 20 miliardi di euro che ballano tra petrolieri, industria del carbone e banche, che sono soldi vostri che ogni anno date di incentivi a quei settori, di detrazioni a quei settori. Noi li prendiamo insieme ai 30 miliardi, altri 20 miliardi fanno 50, mettiamo un po' di tassazione sul gioco d'azzardo che sta distruggendo le famiglie italiane e arriviamo alla bellezza anche di 60 miliardi di euro. Però dobbiamo chiarirci su un'altra cosa: qui non è che se non dovessero bastare quei 60 miliardi di euro ci fermiamo, perché andate a vedere che sta succedendo nei paesi dell'Unione Europea, anche confinanti con noi o vicini a noi. La Francia è il primo paese per nascite in Europa. Voi lo sapete in che posizione è l'Italia? All'ultimo, siamo l'ultimo paese per nascite. In Italia muoiono più persone di quante ne nascono, e ne muoiono così tante rispetto alle nascite che, se continuiamo così, nel 2050 saremo il terzo paese più anziano del mondo. Quindi qui possiamo parlare di pensioni, sanità, istruzione, non le potremo più pagare se continuiamo con questo trend. Che cosa si deve fare? Guardare ai paesi che invece riescono ad utilizzare questi risultati. E tra questi c'è sicuramente la Francia.
La Francia è il primo paese per nascite per una sola ragione, non perché hanno più voglia di fare l'amore di noi. Per quanto siamo dei amatori, a livello internazionale non mi risulta. Anzi, nel 2015 c'è uno studio che dice che noi siamo quelli che hanno più voglia di fare figli in tutta Europa. Quindi il tema non è la voglia di fare figli, il tema è un altro. Che se in Francia ti nasce un figlio, il giorno dopo lo Stato ti paga pannolini, asili nido, babysitter, una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione e un assegno di istruzione fino al terzo figlio. Fino al terzo figlio. Allora, quello è un modello e lo dobbiamo portare in Italia, perché io quando metto al mondo mio figlio voglio sapere che lo Stato è dalla mia parte. E mi direte, quanto costa tutta sta roba? Costa 15 miliardi di euro, quindi li sottraiamo al serbatoio di 60 miliardi che abbiamo creato prima. Poi andiamo avanti, perché io non voglio solo che lo Stato sia dalla mia parte quando mi nasce un figlio, ma quando io faccio un figlio e mi faccio una famiglia potrei avere qualche problema col mio lavoro, con questi contratti precari che hanno creato, e voglio sapere che lo Stato è dalla mia parte non quando le cose mi vanno bene ed è socio al 70%, ma quando le cose mi vanno male e perdo il lavoro. E lì voglio uno Stato che faccia come l'Inghilterra, che è il paese più liberale d'Europa, ma questo meccanismo esiste in tutti i paesi europei, perché se io padre di famiglia o io figlio perdo il lavoro o cerco lavoro, devo avere un'opportunità dallo Stato di formarmi per i lavori che servono in questo momento. È inutile immaginare ancora un modello di lavoro in cui ti formi tutta la tua adolescenza, ti formi fino a 20-30 anni per quello che puoi fare nella vita, trovi il lavoro e ci resti tutta la vita. Questo non è quel momento lì. Ma non perché dobbiamo stimolare il precariato, ma perché nei prossimi 7 anni il 60% dei lavori, come li conoscete, o sparirà o si trasformerà. Non c'è da avere paura, perché le tendenze dicono che il 50% dei lavori nel 2025 sarà fatto da lavori legati all'industria creativa, che non sono lavori fricchettoni, sono il lavoro legato al turismo, ai beni culturali, al made in Italy, all'agroalimentare, all'artigianato, quella roba lì, che è la nostra forza. Però dobbiamo chiarirci su un punto: nei prossimi 7 anni molti lavori si perderanno e quindi tante persone dovranno essere riqualificate per i nuovi lavori che stanno arrivando, e per farlo ci vuole uno strumento che si chiama reddito di cittadinanza. Per fare una cosa, io lo so che quando diciamo reddito di cittadinanza partono mille obiezioni nella vostra mente: vuoi dare i soldi a chi non fa niente? No, quelli erano altri strumenti che hanno dato soldi a chi non voleva far nulla. Non stiamo parlando di questo, io sto parlando di un reddito condizionato. Tu hai una difficoltà, hai due figli, tua moglie e tuo marito non lavora. Io Stato ti chiamo e ti dico: guarda che i lavori in questo momento che servono sono questi. Vuoi entrare in un meccanismo di formazione che ti consenta di formarti per quei lavori? Se sì, entri in un programma legato al reddito di cittadinanza. Io ti do il reddito e tu ti formi. Poi ti faccio 3 proposte di lavoro. Se non le accetti, perdi il reddito. Se li accetti perdi il reddito, perché entri nel mondo del lavoro. Ma deve essere chiara una cosa: che quando ti do il reddito tu entri in un meccanismo di dovere con lo Stato, che vuol dire che mentre tu percepisci il reddito devi dare 8 ore di lavori di pubblica utilità al tuo comune gratuiti. Cioè significa che da quando entra in vigore la legge sul reddito di cittadinanza tutti i sindaci d'Italia avranno a disposizione per 8 ore a settimana gratuitamente per i servizi comunali tutti i disoccupati del loro comune, cioè che ci abbasseranno le tasse comunali perché non avranno più bisogno di pagare i servizi come prima. A chi è rivolto il reddito di cittadinanza? A chi vive sotto la soglia di povertà relativa di 780 euro al mese, che è la soglia certificata dall'Eurostat. Ma sotto questa soglia non vivono solo le persone in età da lavoro, vivono i pensionati. Voi se andate ad una mensa dei poveri vi diranno che il 70% degli italiani che vanno alla mensa dei poveri sono pensionati, che sono i nuovi poveri. Allora io non voglio sapere solo che lo Stato è dalla mia parte quando mi nasce un figlio, non solo che è dalla mia parte con reddito di cittadinanza se perdo il lavoro e ho una famiglia, ma anche che mi consenta di arrivare a fine mese dopo 30 anni di lavoro con una pensione minima che non scenda sotto i 780 euro al mese. E questa roba qua
Tutto quello che vi ho appena raccontato costa, come reddito e pensione di cittadinanza, 17 miliardi di euro il primo anno, 14 il secondo, e poi comincia a calare perché reinseriamo lavorativamente le persone. Ora voi mi direte, ma come faccio ad avere le tre proposte di lavoro se i centri per l'impiego sono ridotti in queste condizioni? Semplicemente perché li rifondiamo i centri per l'impiego e finalmente incrociamo la domanda e l'offerta. Voi lo sapete che i centri per l'impiego provinciali fanno l'incrocio tra domanda e offerta solo nella vostra provincia. Stiamo parlando di banche dati che non sono mai state neanche unificate per capire quanti lavori servono in Italia e quindi quanti corsi di formazione servono in Italia. Ed è per questo che la formazione regionale non serve a niente se non a far fare voti alla politica, perché non sta parlando al mondo del lavoro. Poi io lo dicevo oggi alla Mezzia Terme agli imprenditori, tenete presente che non serve per forza aggiungere. Se voi oggi andate a parlare con coloro che fanno i macchinari di industria 4.0, cioè quei macchinari che ci spaventano, quelli che stanno montando in tutte le aziende per sostituire il lavoro dell'uomo con i robot, tenete presente che quelle aziende vi dicono: è vero che io sto montando un robot in un'azienda per sostituire il lavoro umano, ma ho bisogno di altri esseri umani, di altri uomini e donne, per maneggiare questo macchinario, e non troviamo le competenze. Allora io gli ho chiesto: ma vi serve qualche corso di laurea speciale? Vi serve qualche università particolare? No, ci serve una sola cosa: che rimettiate in sesto i vecchi istituti tecnici e commerciali che sono diventati la cenerentola dell'istruzione italiana e che invece servirebbero a fornirci le competenze di industria 4.0. Siamo all'incirca intorno a 32-33 miliardi. Non siamo ancora ai 60 miliardi di cui vi parlavo, perché dobbiamo fare gli investimenti nella scuola, gli investimenti nella sanità e gli investimenti nelle infrastrutture. Però vi voglio dire un'altra cosa: se non dovessero bastare questi 60 miliardi di euro, io non mi fermo, perché c'è una ragione chiara per cui la Francia è riuscita a finanziare quelle misure per le famiglie. Non l'ha finanziata con la spending review, l'ha finanziata sforando i parametri del 3% di Maastricht, che sono stati imposti all'Italia in tanti anni e sono stati continuamente violati dagli altri paesi. La Spagna per esempio è un paese nel quale, se oggi andate ad assumere un dipendente come datore di lavoro, il dipendente vi costa 1300 euro netti, al datore di lavoro costa 300 euro. Ora io non so quanti datori di lavoro ci siano qui, ma quando tu paghi un dipendente 1300 euro netti, a te costa il doppio. Io vengo da una famiglia che ha fatto impresa per 30 anni e sappiamo bene che avevamo bisogno di personale, ma non riuscivamo ad assumerlo perché costava un botto assumere del personale, ce lo ricordiamo. E come allo stesso tempo nessun imprenditore onesto in Italia si è mai divertito a licenziare i dipendenti, anche perché le nostre imprese hanno al massimo 15 dipendenti. Sono imprese a conduzione familiare in cui l'imprenditore, il datore e il dipendente molto spesso fanno gioco di squadra perché lavorano fianco a fianco nell'impresa. Qui la guerra dei poveri l'hanno fatta perché invece di abbassare il costo del lavoro hanno abbassato i diritti del lavoratore aumentando la precarietà. Allora, se andate a vedere come la Spagna ha finanziato l'abbassamento del costo del lavoro a 300 euro per dipendente, scoprirete che anche loro hanno sforato i parametri di Bruxelles, quei parametri sul deficit che noi dobbiamo osservare. E come ve lo spiegano? Vi spiegano una semplice cosa: io ho fatto un po' di deficit, l'ho messo nell'abbassamento del costo del lavoro, le imprese assumevano di più, l'economia saliva e così ho ripagato il debito che avevo fatto e ho finanziato in maniera strutturale la misura. È così semplice? Non è così semplice, però se l'hanno fatto gli altri ai tavoli europei, io voglio andare a chiedere di poterlo fare come Italia, perché ce lo devono far fare. Anche perché non è l'attuale la ricetta per ridurre il debito pubblico. Non è quella attuale la ricetta per ridurre il debito pubblico, perché vi hanno fatto la legge Fornero, hanno tagliato la sanità, l'istruzione, i servizi e il debito pubblico continua a salire. Quindi l'unico modo per ripagare il debito è fare gli investimenti o nell'abbassamento delle tasse o in infrastrutture, energia, sicurezza del territorio, nuove tecnologie che producono moltiplicatori per ripagare il debito.
Ai tavoli europei dobbiamo portare l'Italia per quello che è, la seconda forza manifatturiera d'Europa nonostante il 70% di tassazione e i livelli di burocrazia. Quando si vantano i politici di questi numeri, voi dovete solo chiedervi di ringraziare imprenditori italiani e i loro dipendenti perché nonostante la politica ci hanno portato così in alto. Ma adesso a quei tavoli la politica non deve andargli contro, deve cominciare a difenderli e per difenderli deve dire una cosa agli altri paesi europei. Noi vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno per finanziare l'Unione Europea, ce ne rientrano soltanto 12. O ci ascoltate e difendete i nostri agricoltori, i nostri pescatori, i nostri artigiani, oppure una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo e li diamo alle categorie che avete massacrato con i regolamenti europei e le direttive europee. È chiaro? E poi cominciano ad ascoltare, però dobbiamo fare autocritica, perché in questi anni noi nelle partite europee non ci siamo proprio stati, e non è che non ci siamo stati perché non avevamo gli europarlamentari, a parte i Vazzanicchi, Mastella e quelli che hanno mandato in questi anni. Adesso ci sono persone come Laura, come i nostri europarlamentari che sono lì, ma sanno benissimo anche loro che ci sono dei momenti in cui si scrivono le norme, in cui lo Stato deve avere i suoi funzionari a correggere le virgole che massacrano intere categorie. E lo sapete quanti funzionari ha il Parlamento tedesco a Bruxelles? 45. Lo sapete quanti ne ha il Parlamento italiano? 2 e uno sta andando in pensione. Questa partita non l'abbiamo mai giocata, abbiamo mezzo portiere mentre loro hanno 11 giocatori e tutte le riserve. Quindi, prima di tutto schieriamo la squadra. Mettiamo i pesi contrattuali sul tavolo e difendiamo l'Italia e soprattutto terre come la Calabria che oggi si difendono più in Europa che a Roma per l'importanza che hanno alcuni settori della vostra economia. Io credo che i 20 punti siano non di facile realizzazione ma saranno un processo che inizierà e sarà inesorabile. Lo faremo con un gruppo parlamentare che forse triplicherà il numero dei parlamentari, lo deciderete voi, ma dalle tendenze che stiamo vedendo potremo arrivare fino a 300, oltre 300 parlamentari solo con i numeri che abbiamo oggi, ma mancano ancora 22 giorni alle elezioni e guardate, ve lo dico, 22 giorni che valgono i prossimi 10 anni, perché 22 giorni se non ci risparmiamo cambiamo il volto dell'Italia nei prossimi 10 anni, oppure affidiamo l'Italia per i prossimi 10 anni a quelli che ci hanno governato negli ultimi 30. Quindi vi chiedo veramente un grande sforzo nel raggiungere più persone possibile. Lo faremo con delle liste che abbiamo come sempre reso disponibili alle migliori energie del Paese. Con noi ci sono competenze come quelle che avete conosciuto qui, ci sono persone d'esperienza come i parlamentari uscenti che conoscono bene il lavoro parlamentare e che possono fare la differenza, perché conosci un settore ma per arrivare a meta, al risultato, devi conoscere le dinamiche parlamentari. E poi ci sono anche tante persone che ci stanno mettendo la faccia nonostante i continui attacchi. Pensate quello che hanno fatto ad Orietta Berti per aver detto che votava per noi, l'hanno denunciata alla Gcom perché l'aveva detta a Radio 1. Poi figuriamoci, Orietta Berti se ne frega del PD, è patrimonio dell'umanità, figuriamoci se si lascia intimidire da un paio di parlamentari del PD che l'hanno denunciata alla Gcom per aver detto la sua opinione politica. Però queste cose succedono per una semplice ragione, perché ne devono punire uno per educarne 100, non devono permettere che chi ha un suo seguito in Italia si schieri col Movimento 5 Stelle. Invece è successo. È successo che tante professionalità dei territori si sono fatte avanti, ma è successo anche che si sono fatte avanti persone come Gregorio De Falco, il comandante del caso Costa Concordia. Si sono fatte avanti persone come Gianluigi Paragone, che ha fatto una battaglia contro le banche con la sua trasmissione sulla 7 per anni. Sono fatte avanti persone come Emilio Carelli, che ha fondato il TG5, Sky TG24, TG.com, hanno fatto la storia del nostro paese e hanno capito che l'unica chance per cambiare l'Italia è il Movimento 5 Stelle. Ne sono arrivate tante di persone dal mondo dell'università, della ricerca, dell'imprenditoria. Con quelle persone e con delle regole voi, non dico che avete la garanzia certa, ma avete tante garanzie che questo gruppo parlamentare si metta a lavorare per voi e non per loro stessi. E non sono qui a dirvi che noi siamo perfetti. Io voglio concludere con questo concetto. Qui non siamo perfetti. Se c'è qualcuno che sbaglia però, ve l'abbiamo sempre messo fuori, non l'abbiamo mai lasciato lì. E questa è la differenza. Non abbiamo candidato
l'abbiamo fatto ministro, non l'abbiamo fatto ministro o presidente di regione, gli abbiamo detto hai sbagliato, non vogliamo sapere neanche le ragioni, accomodati. E questo succederà ancora e sarà la vostra garanzia, perché non possiamo garantire che nessuno sbagli nel movimento. Però le regole servono, qui non ci sono super uomini, ci sono persone che mettono testa e cuore nelle cose che fanno, ma allo stesso tempo devono sottostare alla regola dei due mandati, che significa che entri lì dentro, che hai due mandati per cambiare le cose, ti facciamo un contratto a tempo determinato come cittadini italiani, o cambi o te ne vai a casa perché non è la tua evidentemente mansione quella del parlamentare. Secondo, devono sottostare alle regole come per me dei soldi, a noi si applica la legge Fornero perché siamo stati gli unici a rinunciare ai vitalizi in questi anni, gli unici. Come leggere stamattina su Repubblica che il Movimento 5 Stelle, scandalo, caso, il Movimento 5 Stelle ha restituito 23,1 milioni anziché 23,2 milioni. Ora io controllerò tutto e l'abbiamo visto, abbiamo scoperto che Repubblica non sa fare i conti perché non ha calcolato l'ultimo bonifico che abbiamo fatto delle restituzioni di ottobre dei nostri stipendi. Ma mi fa piacere perché per la prima volta un giornale ha detto che abbiamo restituito 23 milioni di euro di stipendi agli italiani. Mi fa veramente piacere e la ringrazio Repubblica, vada pure avanti Repubblica, vada pure avanti. E poi la regola dei Volta Gabbana, abbiamo inserito una regola che dice che se qualcuno vuole cambiare casacca vi deve corrispondere una multa di 100.000 euro, così ci penso tre volte. Ovviamente, questo è un palliativo, una promessa ve la facciamo, che se andiamo al governo facciamo una piccola norma che dice che se tu entri in Parlamento con i rossi e poi passi con i neri, te ne vai a casa e ti fai rieleggere, non resti in Parlamento a venderti al miglior offerente. Allora, testa, cuore, regole e competenza. L'Italia credo che la possiamo cambiare tutti quanti insieme. Adesso sta a voi. Partecipa, scegli, cambia. Grazie.